Allora, io sì, il Chuck. Allora, io... Buonasera a tutti. Ah, sì, così, è proprio così. Sì, buonasera. Partiamo a tutti. Così, così ci spacchiamo subito la faccia. Sì. Io sono Sara with the Lovelies. Io Qui sono abbiamo il grande Tac. Io Che sono già Takano. Conoscete più volte sullo schermo. Ci troviamo Troppo. Qua perché ci è venuta questa idea folle di farvi partecipare alle nostre conversazioni, che ovviamente, non essendo intagliatori, non parliamo d'altro, quindi ci confrontiamo sì. di continuo sugli argomenti e quindi condividiamo con voi anche questo momento, ci buttiamo in pasto a chi nella, ci nella gabbia dei leoni ci buttiamo. Nella gabbia dei leoni. Io prima volta sullo schermo, scusate la faccia. Oh, beh, ma però ci... Più che altro scusate l'ambiente, ma questo è il grande laboratorio che poi magari un giorno vi mostrerò. Esatto, sì, un video. No, questo però si vede, cioè la cosa figa è esattamente qua, nascosta, c'è la sega da traforo, perché non ho più spazio in garage e quindi è finita in una camera, perché questa è una camera. Sì, sì. Tutto preparato, cioè si vive di legno e si va avanti così. E adesso, vedi là, lì. Cosa c'è lì? Quelle lì sono il tuo tavolo. A parte quello, ma lì ci sono delle pinze, degli avvitatori. Qua c'è una sega. Vabbè, però ammetterai che tu non sei in una camera da letto, dai. No, quello no. Quello no, perché... già messo meglio. Va bene, io faccio l'appunto che questa doveva essere la camera degli ospiti, ma sti poveri ospiti. O stanno qua in mezzo ai truccioli o... È anche la mia, però dopo la fine... Ho dovuto, di necessità virtù, cosa fare? Giusto. Allora, giusto. Tac, stavamo dicendoci prima, anche oggi al telefono, cosa hai in testa nel futuro? per il futuro. Meglio non saperlo, no, vabbè. Comunque avevo intenzione di... a parte produrre video, però stavo facendo una scaletta. Okay. Come? Eri scomparso per un attimo, ok, ci sei. Avevo intenzione di fare una scaletta perché mi stanno chiedendo dei video, delle cose sui commenti di YouTube, però ci sono delle scalette da rispettare, logicamente va rispettate per forza. Sì, purtroppo però... chi è fuori da questo non capisce l'organizzazione che c'è dietro tutto, che è complicatina, sì. È abbastanza, complicata perché non vivendo di questo... piccolo particolare. Esatto. Non faccio fatica, però comunque riesco a mettere assieme dei pezzi per fare dei video e tutto quanto, però hanno un loro tempo. Chiaro. Come ti dicevo l'altra notte, sono andato a dormire, ho fatto il video, sono andato a dormire tardi perché l'ho montato e il giorno dopo è uscito, quindi tutto assieme. Sì. Io veramente ti ammiro perché fare i video per me è una morte, proprio non è il mio campo, mi sforzo proprio come una bestia, però è un lavorone. Cioè soprattutto se vuoi fare una cosa anche fin troppo complicata come la faccio io, cioè giorni per l'articolo, più fatti il video abbinato all'articolo, cioè sono veramente giorni intensi e non facilissimi. Sì, ma quindi, credo che sì. Per te sia la fatica sia doppia, nel senso che
scrivi. Sì, diciamo che come tu ti muovi bene sulla tua parte video, io mi muovo abbastanza bene sulla mia parte scritta, perché era effettivamente quello che volevo fare. Cioè, il mio mezzo di comunicazione era più scrivere, quindi quello mi viene abbastanza, però è ovvio, tipo l'articolo che dovrà uscire tra pochi giorni è uno di quelli con molta ricerca e mette male, cioè tu devi avere sempre il tempo della ricerca, di andare a controllarti il link, la cosa che dici, e quindi ti porta via tempo. Questa volta, ad esempio, sono andata talmente a filo con l'uscita che ho evitato il video, anche perché non avevo idea di come impostarlo, mette male. Che l'argomento questa volta è tipo cosa può aiutare uno che inizia, dove può reperire informazioni, quindi chi andare a cercare, magari non solo un video su YouTube può aiutarti, quindi abbastanza complicato come lo metti giù in video una cosa del genere. Cioè, io mi trovo molto meglio a ragionare sull'ottica del blog, quello che ti dico spesso, che tu mi fai ah ok, c'ho un video perfetto e non c'ho mai niente da dire sì, capisco che il tuo interesse è lì, però io devo scrivere lettere perché sennò non ci certo. sono visualizzazioni. No, è vero. È una cosa un po' complicata da mettere insieme, però sì. ce lo siamo scelto, tac, cosa devo dirti? Il punto è che anche chi inizia, cioè, io almeno qua in Italia non ho trovato, ad esempio, sai che ci sono in quelle edicole, in quei chioschi dove hanno tutte le vetrate con 1000 riviste, non ho mai trovato una rivista di intaglio, cosa che no, e te lo assicuro, io adesso che ho fatto ricerca apposta per poterlo mettere ho indicato riviste che si possono andare a consultare e mi sono trovata anche abbastanza male a fare, sai che io li faccio sempre separati, inglese e italiano. Gli inglesi si sentiranno tutta la pippata delle cose che noi in Italia non riusciamo a trovare, che per loro magari è cultura, sì, e per sì. noi è piangere, perché non c'è niente, non abbiamo una rivista. Io ho dovuto citare 3 riviste e sono una canadese, una australiana e una americana, cioè finisci lì. Paradossalmente abbiamo più riviste di taglio e cucito che di intaglio. A voglia, su cucito, uncinetto e lana ce ne saranno almeno 3-4 nomi che mi vengono così e io non ho nulla a che fare con questo argomento, quindi se le so io, nel senso, no? Ma io proprio sono andato a cercarle e mi spiegava il giornalaio che c'è un codice per ogni pubblicazione, per ogni libro, e lui non aveva... Questo qua esiste tuttora, è pieno, cioè, videogame, fotografie, pesca, bodybuilding, che vabbè. What? Però lui nel suo catalogo, diciamo, non aveva questo codice, che sono quelli di White Fox Publishing, può essere, magari sbaglio il nome. Quella più famosa che c'è per gli intagli. Comunque andrò a vedermi bene il nome. E non c'è. In effetti, adesso che lo dici, ce n'è una, ma non l'ho voluta citare apposta, perché praticamente è una rivista d'arte. Nell'arte vengono a volte compresi lavori fatti a legno o con legno, però è arte, cioè non c'è nessuno che sta lì a insegnarti di come hanno fatto l'intarsio oppure cioè quello che facciamo noi tutti i giorni alla fine, non c'è, è proprio presa più come a mostrarti, che ne so, il Davide Donatello fatto di legno, capito? Certo. Quindi è una cosa che è bella, chiaro, te lo puoi guardare, molto bello, ma non aiuta certo uno che vuole iniziare in questo senso. Infatti io adesso non mi ricordo più quando tu sei entrato, ma forse io ero prima di te, perché io ormai faccio 4 anni, diciamo, online, e
la prima motivazione per cui avevo fatto il blog era quella, ero talmente arrabbiata che dico, ma cacchio, c'è possibile che non c'è un'informazione a pagarla, facciamo l'informazione, quindi quello sì, che è nato il blog. È quello che ho voluto fare anch'io un po' col canale, perché a volte cercavo delle cose, banalmente come fare la cera anticante, oppure come fare la pasta per le coramelle, e non c'è, cioè su online non c'è. Poi tu vai anche a cercare cose complicate, nel senso, io ad esempio per la mia idea, mia forma mentis, vado e me la compro già bella che fatta, non mi verrebbe neanche in mente di andare a farmela, però tu che sei sempre lì a cercarti il prodotto come lo dici tu e quindi sei portato a farti le cose, immagino che sia stato proprio difficile, veramente difficile. Ma boh, cioè, se tu prendi i canali americani, perché alla fine sostanzialmente vengono tutti da lì, gran parte sì. Hanno un po' di tutto. Ok, noi in Italia non abbiamo quasi niente. Difatti stavo ieri sera su Telegram, sul gruppo Telegram, stavo dicendo, non per vanto, non per vantarmi, ma di canali su YouTube Italia come il mio ce ne sono veramente pochi. Sì, io direi anche nessuno, perché alla fine quello che ho visto è più un format americano fatto in Italia. Sul mio Tu canale. invece stai creando qualcosa di un po' più diverso, un po' più particolare. Ad esempio, io che ti ho spinto a fare il fai da te e tu dicevi, ma non so, beh. Cioè, invece no, cioè, essendo che hai un laboratorio della Madonna, non si poteva non parlare con te di fai da te, di queste cose qua, perché cioè, tu sai, tu hai lo strumento, cioè, mentre io mi rimango sulle mie piccole cose che imparo, magari mi allargo pian pianino, tu sei molto più ampio. Ma è stato colpa del Covid, devo dirti la verità. Ma il Covid ha aiutato tanti, perché anche io Sì. adesso periodo, sì, era Covid, ho iniziato il blog anche perché non facevo altro che intagliare, quindi poi vabbè, io ero tanto in contatto anche con gente oltreoceano, quindi riuscivo a mettere insieme abbastanza informazione, però non sono stati inizi semplici, questo senz'altro. E cosa che manca anche abbastanza in America, perché o fanno veramente di quei canali tipo woodworking, cioè costruisciti la casa, o cosine semplici come abbiamo fatto noi, che ne so, la camping box, cose di pratica utilità che uno può aver piacere di avere in casa. Io non ne vedo, cioè, oppure vabbè, vai a cercare quei canali che fanno magari il riciclo, capita che magari facciano qualcosa del genere, però dedicato. Proprio che parliamo sempre solo di legno, io sinceramente non lo guardo tanto YouTube, ma non l'ho visto. Credo che, per come sono fatto io, che se io ho un tavolo, a meno che non sia il tavolo da pranzo che serve per quello scopo, un tavolo deve essere funzionale, ma funzionale per me, per le cose che devo fare io. Esatto. Difatti, il mio laboratorio è tutto così, tutto così. Perché penso che un esempio banale, le pinze di prima, gli avvitatori di prima, sono sulla parte dell'intaglio, quindi diciamo questo è il tavolo, sono su quella parte qua dove io intaglio. Perché? Perché se a me serve un avvitatore o una pinza, allargo la mano, allungo la mano e prendo la E la pinza. prendi anche dall'altro lato. Perché? Perché è tutto tempo perso, cioè tutto tempo sprecato. Se io mi dovessi alzare dal tavolo, andare a prendere la pinza, ritornare, è tutto tempo sprecato a fare cose più costruttive. Verissimo, verissimo. Io nel mio piccolo anche ho una organizzazione però molto più minimale, ma una cosa che mi piacerebbe che la gente imparasse, e spero che magari leggendo anche il blog abbiano cominciato a capire,
è che è fondamentale comunque avere uno spazio di lavoro organizzato e pulito, perché se no ti fai male, primo, e non lavori bene, non c'è niente da fare, cioè se tu ti devi poter appoggiare le braccia per poter avere anche la postura da non farti venire dolori o cose, devi avere un tavolo adeguato, non è che puoi... Sì. Cioè lo puoi fare dappertutto, ci siamo, cioè ti porti il coltellino, quello che si chiude, vai anche in campeggio e lo usi, non è quello, però se tu lo vuoi fare un po' più seriamente, secondo me devi poi arrivare ad avere la forma mentis di un minimo di organizzazione, cioè. Te lo dico io che sono una casinista nata, io adesso non abbasso il computer a far vedere cosa c'è lì dietro, però no, cioè, anch'io sono veramente... mi ci metto, pulisco e opero. Anch'io sono veramente un casinista nato, ma davvero, cioè, ci sono delle volte che i macchinari vorrebbero scappare fuori dal laboratorio per il casino che c'è dentro. Però... No, non ci credo. Secondo me sei uno di quelli che li liscia prima di andare a dormire. No, no, allora, per quelli li pulisco sempre. Sempre. Prima, quando si è finito un lavoro, si pulisce tutto, perché mi piace siano in ordine. Però molte volte ci sono delle travi in mezzo, dei pannelli. Che... Fai anche dei lavori mica piccoli, cioè anche già solo la struttura del tavolo, insomma. La struttura del tavolo è stata veramente un'odissea, perché ma è stata veramente, ma nel video non si vede, però dovevo andare a prendere queste assi che sono lunghissime, sono 4 metri, con un furgone, solo che quel giorno non avevo disponibilità del furgone e sono andato con un'utilitaria, quindi baule aperto, vero, baule aperto, sì sì, ma avevo delle fasce così di legna, baule aperto, ma non appoggiato, aperto, così. Un momento di silenzio, guarda. Ma veramente, poi avevo paura che con le curve mi cadessero perché ero sbilanciato, quindi ero appoggiato così come quando ti appoggi sul tavolo con... Ma non ci posso credere. Ho fatto, sì, erano 17 assi da 4 metri. Cacchio, mica poco. No, però le ho trovate a prezzo, calcolando che le ho pagate 3 euro l'una, e se io fossi andato in un brico super giù, sarebbero costate 5 euro l'una da 3 metri. Vabbè. Poi ovviamente ogni brico ha i suoi prezzi, però ci sono dei pro e dei contro nel comprare nei brico, e ci sono dei pro e dei contro andare a comprare nei magazzini edili. Chiaro. Io che sono una vigliacca e non ho mai pensato di farmi questo giro in furgone con le assi, l'anno scorso ho fatto il tavolo da picnic, diciamo, in giardino. Ho preso il muratore che viene sempre a fare i lavori e gli ho detto: ma senti un po', ma queste belle tavole, le pinelle che costano niente, le usi per fare l'impalcatura, ma che me ne porti un po'? E lui gentile me l'ha portata, e non so dirti quanto lo pagate, perché alla fine mi ho fatto tutt'uno col lavoro che dovevo fare. Ho recuperato le pinelle e ci ho fatto il tavolo, che anche è una bella figata, non l'ho mai neanche pubblicato da nessuna parte. Sono, e nonostante quelle... che ho usato pino, ma pino proprio leggerissimo, sottile, che lo sapevo che facevo una cagata, non è che non lo sapevo, ma volevo provare a fare il tavolo, perché ho fatto, sai, quelli da montagna che hanno le panche attaccate al tavolo tutto insieme, volevo provare se riuscivo a farlo così, e non volevo investirci chissà quanto. Poi lo lascio all'acqua, non volevo metterci niente sopra, lo volevo proprio lasciare, vedere quanto dura. E sono quelle gialle. Adesso... le tavole. Eh? Sono quelle gialle le tavole. Sì, gialline, che hanno poi quell'azzurrino come finale, no? Proprio quelle che il muratore usa, perché poi le spacca, le butta via. Sì. E... adesso gli ho passato, ma tipo 3-4 mani di colore e di impregnante sopra. Adesso stanno facendo un anno. Sono leggermente un po' piegate, ma il tavolo è ancora perfetto.
Cioè, tutto sommato, io quel tavolo lì non so quanto l'avrò pagato, ma una beninata, se consideri che in brico senza panche l'ho visto 189, tu saprai meglio di me. Quante tavole hai usato? E non è di legno più alto di così, è proprio quelli con la strutturina del cacchio di ferro, c'è presente. Comunque non l'ho pagata con la cifra lì. Quante assi hai usato? Allora, mi sembra che ho fatto la seduta di 3 assi, il tavolo di 6, quindi... È costato un po', fai conto che costano 30-35 euro l'una quelle assi lì. Ma io non l'ho pagato col prezzo. Lo so. Ma proprio zero, cioè io veramente non ti so dire quanto l'ho pagato, perché non mi sono resa conto della differenza di prezzo del lavoro che mi ha fatto di muratura con averci aggiunto le tavole e me l'ha portata in casa. Quindi è arrivato sì, sì. Vabbè, quelle lì sono buone come tavole, nel senso che sono da cantiere, però se ci vuoi fare dei lavori. L'ho dovuta lisciare tutte, cioè il lavoro dietro c'è stato, però come dirti, sto tavolo io lo uso e non mi frega che in 5 anni non ne trovo più. Tra 5 anni sono pronta a farne un altro più serio, più ben fatto, Certo, perché ho provato a sì. farlo e cioè, se ti dico come ho fatto a tagliarli, c'è cioè da impazzire. Ho fatto tutto col segreto alternativo perché io non ho il tuo garage, quindi mi sono dovuta veramente attrezzare. Cioè, non è che potevo andare a tagliare le tavole alte così col coltellino da intaglio, quindi No, beh, necessitavi sicuramente tu. quello. Beh, sì. Certo, non è perfetto, ma ti giuro, è bellino, non è male. Poi ci ho dato un bel colore sopra, sono soddisfatta. Cioè. Mai, mai avrei pensato di buttarmi a una cosa così che alla fine vedo abbastanza grandina rispetto a quello che sono abituata a fare. Però mi piace un sacco, mi piace anche, cioè, vedendo anche i filmati che fai da te, eccetera, eccetera, ti dà quel minimo di sicurezza ad almeno dire, ma dai, provaci, cioè, dopo tutto. Cioè, mi rendo conto che manca attrezzatura, pian piano. Te la prendi, cioè adesso stavo pensando a una troncatrice, quelle cose lì mi piacerebbe averla, cosa che fino a un anno fa non avrei sinceramente neanche messo in conto, cioè un anno Beh, ci fa sono pensavo sei contento. delle troncatrici che fanno anche da circolari, però praticamente piccola con la troncatrice e il piano sopra che fa da circolare, però quelle lì non ti fanno gli angoli a 45, cioè la lama non si piega a 45, mentre i banchi sega, quelli sì, si piegano a 45, si Piega abbassano. anche. Sì. Però a Sì. proposito di tavolo, dimmi, dimmi. No, No, niente. stavo dicendo che a proposito di tavoli, l'altra sera ti ho mandato la foto che ho smontato tutto il tavolo dietro. Perché quel tavolo lì è praticamente un tavolo degli anni 70, no, dai, 90. Allora neanche modernariato, caccialo via. No, è 1 metro per 1, no? Come si vede nel video, e si apre. Quindi diventa 2 metri per 1. E avevo bisogno di una scrivania qua nello studio, qui, no? Nella stanza qua. Allora cosa ho fatto? Ho smontato tutto. C'erano delle cerniere che sono ancora qui attaccate a questo pezzo di tavolo. Ho preso dei cavalletti, quelli da falegname, quelli proprio scrausi di abete. Ho Quali fatto le cavalletti. chiamiamo capre? Da voi come li chiamate? Sì, la capra è il paranco qua da noi. Il Ah, paranco è beh, bello. cioè, dobbiamo anche fare questa piccola premessa. Io ligure, magari si sente, Belin, è lui dalla Lombardia, è lombard. Sì. Abbiamo delle cose simili, ma ogni tanto ci sconvolgiamo delle parole simili dialettali Sì, no, è che vero, sentiamo uno dall'altro, è vero. È perché non vero, è vero. sappiamo di che cosa si parla. E siamo italiani, è notare. Esatto, come l'altra sera. Anche qua, per dire ancora, nel mio dialetto si dice turno. Vabbè, quello lì anche da noi è uguale. Sì, quando È magari uno. turna. Quello sì, magari è nordico. Chi Ma lo sa? beh, io col mio dialetto
CEO, ho fatto, ho sentito anche delle assonanze con la lingua anglosassone. Ad esempio, burro. Qui francese invece. Siete attaccati. Sì, poi abbiamo avuto dominazione. Il fantastico Napoleon era chi ha fatto un sacco di disastri. Sì, vabbè, ma la Francia, comunque Francia e Italia sono vicini. Sì, sì, sì. Cazzo, ma noi la Lombardia cosa c'entra con la... con però magari avete avuto delle discese dall'alto. Sì, burro, ad esempio, burro in inglese si dice butter. Nel mio dialetto si dice butter. E da noi si dice bitir. Sì, però c'è da fare una piccola premessa, che io sono un po' ligure bastarda, perché sono dell'entroterra, quindi io sono attaccata al Piemonte, sono a pochissimi chilometri dal Piemonte, quindi noi stiamo a prendere l'inflessione di uno e dell'altro, e in realtà il nostro dialetto proprio della mia zona è più piemontese che ligure. Io tante volte non capisco il ligure della costa, lo capisco un po' di più perché ho lavorato 20 anni giù, proprio giù a Savona, sul mare, e mi sono abituata ad ascoltarlo e qualcosa capisco, però è completamente diverso, quindi magari alla fine siamo piemontese e lombardo, forse sì, non andiamo tanto distante. Che sì, poi tra noi e i piemontesi abbiamo tutte le A, le O diverse, che dicono anche... una sceira, e noi invece non lo diciamo così. Qua sono le S, ma qui la S cambia. Sì, ce l'hai tanto la S? No, bella, mi piace. Cambia da questo pronunciare la S, che quasi dice S aspirata. Cambia da chilometro a chilometro, cioè proprio... Sì, sì, da paese a paese, anche qua ci sono delle... Sì, proprio... Diverse. Sì, poi vabbè, i dialetti sono belli. E stavo dicendo di sto tavolo qua, che praticamente ho fatto di necessità virtù, ho staccato un asse, un tavolato che componevano questo tavolo, e ho lasciato l'altra, no? Quindi uno e mezzo per uno e mezzo, l'ho segata a 70 centimetri e ci ho fatto una scrivania. Cioè io adesso sto parlando su un pezzo di quel tavolo là. Seduto su un pezzo di quel tavolo lì. Comunque, quello è saper utilizzare quello che hai. Cioè, non è cosa da poco. Ma io sono sempre stato abituato a... Cioè, se non avevo una cosa, me la creo. Perché, a parte che andarla a comprare... Se non posso fare a meno la compro, però mi dà più soddisfazione riuscire a scrivere su due cavalletti da falegname da 8 euro che su un tavolo da 300. Chiaro, sì. Questo almeno per uno come me, poi c'è quello che preferisce. Ma secondo me, poi magari se avremo fortuna che questo format piace e ci commenteranno, tanta gente potrà commentare se è vero o no, o se diciamo cazzate, ma secondo me chi va in un hobby come questo del legno, uno non sei uno che ti limiti, perché poi pian piano provi un po' tutto, e poi l'inventiva ce la devi avere, c'è poco da fare, cioè tu il tutorial te lo puoi guardare, ci mancherebbe altro, ma di solito è perché vuoi giusto sapere come funziona, ma poi ti muovi da solo, cioè... È tutto un sì, processo. Quello sicuramente. Perché poi hai sicuramente in testa un'idea, cioè anche se dici, ho visto quello e lo voglio rifare, sì, oggi lo rifai, domani ti viene in mente che quel cappello lo potevi mettere dalla parte opposta, cioè è normale, è un lavoro di immaginazione. Vabbè, quello sicuramente, il fatto anche di... trovare utilizzi a cose che non utilizzavi più, modificandole. Quello è bello, quello mi piace un sacco, sì. Senti, tipo quel tavolo qui, questo qua, quello lì dell'ultimo video, era qui nella stanza perché l'ho cambiato.
cioè quello lì era il mio vecchio tavolo da pranzo. Ho comprato un tavolo col basamento in vetro, tutto bello, e questo era qua. Quindi ho detto, avendo il tavolo da intaglio piccolissimo, quello primo che ho regalato, sì, sì, che ho regalato, ero qui a far niente, ho detto facciamo un tavolo 2.0. E difatti, cioè adesso vediamo se riesco a farlo vedere. È lì, nella penombra, sì, con un sacco di cagne, come le chiamate voi. È vero, la storia delle cagne è anche la divertente. Che sarebbero i morsetti. Gli strettoi. Strettoi. Strettoi qua. Adesso che siamo finiti nei morsetti, mi viene il lampo. Che tanto io chiedo sempre a te per gli strumenti, perché ho capito che qui è terreno fertile. Adesso c'ho in testa di fare una cosa assurda, che non so mai se mi verrà o meno, ma ci voglio provare. Devo fare una specie di intaglio, ma diciamo quasi a motosega, ma lo volevo fare con quella piccola. Mm. Perché alla fine il blocco è grosso così, sarà... Boh, quanto può essere? 40-50 adesso. Ma neanche, guarda, sarà 15 al massimo di diametro. E ho bisogno che mi prenda la forma che dico io. Quando faccio sti lavori, io da pazza criminale, a volte tengo il blocco in mano e passo direttamente la sega, quasi come se avessi un coltello, che è pericoloso, tu mi insegni. Eh sì, ma lo faccio. Bloccare sto pezzo, perché ho bisogno di fare parecchio su sto pezzo, non è che posso solo tagliare gli occhi e fare solo questo pezzo qua, che quindi al limite lo posso tenere, devo lavorarci. Ho bisogno di tenerlo fermo, ma che io lo possa guardare in faccia. Mi parlavi di sta di quella pressa meccanica. La morsa idraulica. La morsa idraulica, che mai detto non va bene. Cosa usiamo? Cosa facciamo? Io banalmente un banchetto da. Io ne ho uno vecchissimo della Black and Decker, ma veramente vecchio. Praticamente. Ah, quello che se lo stringi, stringi le assi e lui si blocca dentro. Esatto. E tu potresti mettere un asse, una roba così, e avvitarlo. Ma sai cos'è che non trovo che va bene? Ci ho pensato anch'io a quello. È che il pezzo mi starebbe così. Invece tu io devi... invece ho bisogno di averlo così. Io lo devo proprio guardare in faccia, capito? Perché ho bisogno della simmetria, di creare la simmetria qui e di fare l'espressione. Quindi avrei bisogno che venisse bloccato qua. E non mi viene in mente niente, perché mi è venuto in mente quest'estate quando ero andata alla scuola di intaglio austriaca, che avevo fatto anche l'articolo, mi aveva fatto vedere che per gli scultori c'è quel pezzo che hai anche tu, mi sembra, che blocchi il pezzo e poi lui è mobile così e tu lo usi. Sì. Però quello lì... devi poi fare un buco dall'altra parte per tenerlo. Come funziona? Sì, devi... Allora, cioè, io ne ho due. Uno, praticamente, sono le gambe dei ponteggi, modificate e saldate, ed è diventata una morsa, ma è alta, così devo segarla, perché è troppo alta. L'altra è la morsa della Stanley, praticamente. Sono quelle per i contatti elettrici, per le schede. Quando tu vai a saldare un pezzettino di un contatto, devi avere questa sorta di morsa. È una morsa con una testa mobile, quindi è snodata, no? Sì, 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 come quella lì che avevo visto, che la più la meno cara fa solo posizioni stupide. E la più cara gira praticamente a 360 gradi perché è fissata sulla sfera. Quella lì penso sia della Stubai, che è proprio... Sì, sicuramente, perché lì in Austria va Stubai come se piovesse, sì. Però questa qui l'ho pagata 30 euro. Stubai 35. Credo che sia sui
300 o quella lì che ho visto anche 1000. Allora, perché... quella che ho visto io era una 280 senza la vita. Pazzesco. La vita ti costava 80 euro solo la vita. Sì, sì, pazzesco. Sì. Io ad esempio quello non è un, anche dici, ho dei soldi, li butto, non li metterei su una cosa del genere perché non mi trovo bene con l'intaglio a sgorbia e martello. E quindi per adesso non vorrei investire nulla su una cosa del genere. Non so neanche se vorrei andare avanti con motoseghe o ingrandirmi da arrivare alla motosega grande. Per adesso volevo fare un pezzo un po' più grosso e farlo a coltello o con il Dremel. È impossibile, devo prima di ridurlo un pochettino. Ho solo bisogno di un qualcosa che veramente me lo tenga un attimo, quindi devo veramente trovare un recupero, inventarsi qualcosa, non un pezzo. Il fatto che potresti utilizzare anche una morsa da officina, quelle classiche, però dovresti avere un basamento che ti fa una sorta di L in questa maniera. No, aspetta. È quello che non riesco a farmi venire in mente niente. Perché sennò sì, una morsa giù di sotto c'è, bella grossa, non so se arriva ad aprire così tanto, però magari sì. Il problema è che mi sta sempre su così sto pezzo. Io invece l'avrei bisogno proprio di vedermelo diverso. Io potrei sempre metterlo per così, cioè potrei metterlo orizzontale e bloccarlo dai lati, però capisci che finché fai la parte alta, ok, ma quando poi arrivi qua non ce la faccio. Eh sì, beh, io stavo facendo una barchetta, poverina ancora là, quella barchetta lì, chissà quando lo finirò, e l'ho messa in quella morsa lì, quella del banchetto. Però c'è da dire che anche se sembra quella morsa della Stanley lì con la testa mobile, anche se sembra leggera, cioè non gli daresti neanche 3 euro. Regge ai colpi del mazzuolo e della sgorbia. Perché Ah, buono. io la metto tutta all'indietro, c'è diciamo la sede della biglia, no? Che poi hai la Sì. morsa sopra, va contro questo pezzo di acciaio e rimane praticamente in questa maniera, così. Qui c'è l'asse, hai sopra il tuo pezzo abitato. E va da Ok. lì, e la stringi bene sotto e non si muove. Quello potrebbe già andare. Se non mi viene in mente niente, quanto hai detto quella? Sui 30 euro, Ok. almeno quando l'ho comprata io, e poi. Sì, vabbè, ma su una cifra così me ne posso anche fregare. Un conto è quando incominci a dire, vabbè, 300 euro, 300 euro per una cosa che non sai se usi, già non. Cioè, lo spazio è quello che è. E poi aggiungi roba che non ti serve, io non sono molto per quello, cioè, vedo che uso anche, che ne so, la sega, la uso in maniere che magari sono improprie, ma mi evito l'acquisto di un altro strumento, io preferisco combinare più A cose. volte combinare ci si fa male. Io avevo optato le prime Sì. volte. Io non vorrei che tu mi vedessi, infatti. Io avevo optato le prime volte per. Mi serviva la troncatrice, no? Quella grande che ho Quella che di voglio là. io, quella a cui sto puntando. E ho detto, la posso fare con una smerigliatrice e la lama da legno. Esistono Ok. proprio i come Il si possono meccanismo. esiste sì, come il trapano a colonna, che c'è tutto il meccanismo Ah, del trapano, ok, sì. stessa cosa, solo che dopo ho pensato che la smerigliatrice serve per fare una cosa e la sega, la lama della sega serve a fare un'altra cosa. Non essendo tanto solido quel basamento, ho preferito comprarmi una troncatrice. Meno male. Se no, No. come quelli che tagliano le siepi con la sega di immersione, presente, no? La sega di immersione, quella manuale, la sega manuale. Cazzo, tagliare la siepe così voglio.
pericoloso più che altro, anche quello. Ma più che altro perché ti muovi tanto, secondo me, perché se facessi sempre solo così, è che poi dopo un po' magari vedi qualcosa e dici, ah, vabbè, poi ti giri di lì. No, ma il punto è che se la siepe è alta, hai la protezione della lama, ad esempio, questa è la lama, ok? La protezione è sotto. Quando arriva il pezzo di legno che devi tagliare, la protezione si sposta. E se tu hai la sega qua in alto, hai la lama libera qui, e non è tanto bello. Sì, ce l'hai sopra. Sì. Infatti c'è un mucchio di gente anche che si fa male col flessibile per lo stesso motivo, perché... Il flessibile mi fa molto paura. È pratico, però se non prendi poi in un posto bene attenzione, ti giri e ti tagli come niente. Il flessibile è la cosa che mi fa più paura, cioè motosega, troncatri... No, il flessibile mi fa molta paura. Lo uso perché mi serve. Cioè, è uno strumento che anch'io riconosco l'indubbio utilità, però non mi convince tanto. Io fatto che quello pochissimo, piuttosto uso altra roba, ma quello non ci siamo l'avete visto proprio anche in famiglia, cioè, che sono fatti dei bei tagli. È un bello strumento per farsi male, quello, veramente. Vabbè, sì. Sì. Soprattutto, cioè, il mio è un vecchio no, però non è tanto potente, sono 600 watt, una roba così. E ho dovuto utilizzarlo settimana scorsa perché ho dovuto troncare tutta una rete matrimoniale, tutta in piccoli pezzi. Ero lì così, c'era il disco del flessibile, io ero spostato perché metti che mi parte oltretutto sì, partono anche i pezzi. Sì. Beh, poi logicamente dipende anche con cosa lo si usa, a parte che se parte un disco fa sempre male, sia che sia da smeriglio che sia da taglio, però è indispensabile, almeno per me, quando fai un lavoro con la motosega. Perché Lo abbini a quello tu? Sì, perché tu fai tutta la tua bella scultura con la motosega, poi esistono dei dischi di acciaio che sono come le lime, le raspe, tonde, o piatte, oppure hanno delle leggere curve. Quelle cose lì mangiano tanto, basta appoggiarlo, tuc, e ti ha già mangiato un pezzo, quindi bisogna stare attenti. E dopo soprattutto la levigatura con il flessibile, il disco di disco, sì, di... quello è pratico, sì, però anche quello, se non dosi bene la forza, fai dei buchi. No, non è che fai buchi, fai bruci il legno, perché la carta anche degli affossamenti, sì, della Madonna. Sì, quello lo puoi fare anche con la levigatrice, quella lì orbitale, il topolino. Perché mi è capitato dai, Madonna, quella lì io ce l'ho, ma non raspa niente. No, dove ci stai mezz'ora sullo stesso pezzo per fare un... È che se fai 7-8 passate a una velocità minima, ti trovi la conchetta. Minima rispetto al flessibile, però il flessibile, insomma, io il flessibile anche lì, come dice, su quel tavolo da giardino l'ho usato in un punto dove quel maledetto topo non riusciva a passare, che se no erano proprio grezze. L'ho fatto col flessibile e c'è un punto che lo vedi che c'è wow, sì, perché scava ma scava veloce e immediatamente senza nessuna fatica, quindi anche lui al suo. Ma tu difatti non te ne accorgi. Non te ne quando accorgi. Quando poi lo dipingi, sì, vedi che Sì, ma io ci ho tirato dentro di quelle svergolate nella zucca che ho fatto con la motosega. Ma quella l'hai fatta proprio con la motosega grande, tu, no? Sì, l'ho sgrossata con la motosega grande e poi l'ho rifinita tutta con quella da potatura. Però quelle lì, sì, vanno bene anche quelle barre lì, quelle, diciamo, le barre arrotondate. Però per
l'intaglio, la scultura con la motosega, è meglio la barra quella a punta, perché mangia meno materiale rispetto che quella. Però sì, comunque... infatti la lama da carving, ma sì. Qui in Italia io non so, si trova? Si possono trovare, però si fa fatica, nel senso che o la compri una motosega già con la lama, casualmente, già con la barra da carving, o se sei fortunato lo trovi il ricambio, però se hai la mano riesci ad andare anche con quella. Io preferisco le motosega a scoppio, però, perché ne ho una elettrica e... No, elettrica è molla. Ho tagliato l'alloro, cioè un pezzo di alloro così che sarà stato 35 centimetri, rimasta lì. Ho dovuto prendere quella... È molla. Non ce l'hanno ancora fatta a combinare un po' di potenza seria con quella, mette male. Ma tutti gli strumenti a batteria, cioè, a batteria, a parte l'avvitatore, il trapano, ci può stare, ma già quando si parla di flessibili... Però capisci, cioè l'avvitatore... Adesso li fanno così fighi che se non devi trapanare qualcosa di veramente denso, riesci quasi a usare un avvitatore per trapanare e tu quasi hai uno strumento che ti fa due cose. Io trovo che sulla motosega non ci siamo ancora, cioè non arrivano nemmeno a dire, cioè comparo una scoppio con una con elettrica. Secondo me ma non puoi... ancora dalla strada. Non puoi comparare lo scoppio con l'elettrico, perché secondo me in futuro magari ci arriveranno, per il momento non è ancora comparabile assolutamente. Beh, sicuramente adesso come adesso no, difatti io preferisco avere ad esempio la sega, quella da potatura piccola e a batteria, ma perché? Perché comunque non devi imprimere una grande forza sul sì, pezzo. Poi dipende di sempre per cosa la stai usando, questo è chiaro. Cioè, sì. Uno che va a tagliare la siepe, va a segare i rami della siepe, va bene anche quella batteria. Uno che deve fare un lavoro lungo e... Vabbè, certo, è impensabile che uno vada a tagliare un bosco con un'elettrica, questo di sicuro, però... Non la trovo così buona nemmeno su un'azione che potrebbe, che ne so, una scoppio la fa a occhi chiusi, lei non la fa ancora. O sì, che ne so, magari noi qui ne abbiamo una che è particolarmente debole, non ti so dire. Perché io su motoseghe non mi ci sono ancora lanciata, sono arrivata a quella lì che io la chiamo seghina, quella lì da potatura, quella lì sì, perché mi piace. È piccola e abbastanza leggera, diciamo, e il suo lavoro lo fa. Poi io faccio tutta roba talmente piccola che cioè proprio il pezzo più grosso che avrò fatto avrò avuto giusto bisogno magari della motosega per squadrare il pezzo, ma poi l'ho comunque portata via a mano, cioè con altri mezzi, non con la motosega. Sicuramente sì. E logicamente dopo dipende anche da cosa stai facendo con una motosega, nel senso se stai facendo una scultura con la motosega, a meno che non sia una zucca, dico la zucca perché comunque è molto semplice da fare, poi quando cominci magari a fare un volto, pezzo di gnomo, devi anche accoppiare la motosega con le sgorbie, con i coltelli, cioè, perché tutto sì, con sì, la motosega anche i chainsaw carver usano più mezzi, anche più motoseghe di varie dimensioni, non solo la carbine, ma anche di diverse dimensioni, di diversa lunghezza di lama, del piatto della lama, più che la lama. Sì, c'è poi da utilizzare più cose, questo senz'altro, però lì mi piace, mi devo dire che mi attira moltissimo, ma nonostante che io piccolina non lo sono, la motosega mi pesa dopo un po',
e non riesco ad essere poi precisa nel taglio che vai a poi a fare. Lì è una bella sfida anche quello. Magari in futuro. Ci sono delle motoseghe apposta che si possono utilizzare anche con una mano, da tanto che sono leggere. Quella potrebbe già essere interessante, però è elettrica. A Scoppio. scoppio leggera? Che mi La dici, puoi Marco? anche attaccare qua alla cinta per quando vai a tagliare le piante, quelle alte. Figata! Questo sì, si apre una cosa interessante, finalmente. Sì, ma Ma veramente si questo ho chiama. capito. Cioè, su TikTok c'è una ragazza che fa chainsaw carver, è bravissima, fa delle statue enormi. Non ho fatto caso perché non c'ho l'occhio tecnico come te, non ho fatto caso che motosega ha, però mi chiedevo, cazzo, è piccolino ma è No, forte, ma ci dietro una roba sono. stupenda. Allora, una a parità di peso, ok? Cioè parità di peso, parità di dimensione, quindi lama piccola da 25, sei una differenza di 2 kg più o meno. Vabbè, buttali via. E difatti ha anche un'impugnatura più inclinata rispetto alla sua, diciamo, sorella più grande, che è quella da tenere sempre con 2 mani, perché hanno appunto questa impugnatura inclinata che ti permette di tenerla con una mano sola. La motosega va tenuta sempre con 2 mani, perché conosco gente che faceva il figo con la motosega, poi si è trovata senza un braccio. La motosega è un'altra di quelle cose che è utile, ma abbastanza bastarda, secondo come la usi. Beh, Ebbene io ho sì. visto il mio vicino, dopo che ho visto quello, ho pensato, non vedrò mai più niente di più assurdo nella mia vita. Il mio vicino ha tagliato il bosco di fronte a casa e un giorno lo vedo seduto sullo strapiombo che butta in un fiume. A tagliare una pianta, c'è cioè una pianta in mezzo alle gambe, lui la tagliava così sullo strapiombo. Ho detto vabbè, lasciamo Sì, perdere. beh. Lui si sente sereno, per adesso ha tutti gli arti. Mi auguro Capitato anche a me che continui. di segare dei tronchi a mo' di gamba sul tronco e in parte con la motosega, ma perché è comodo, devi tenerlo fermo, capito? Sì, lì quello te lo passo, ma sederti su uno strapiombo con una gamba, cioè tu a cavallo di un albero e lo tagli così che finisce giù, io quella non me la sono sentita di starla a guardare, ho detto vabbè, se sento che urla chiamo l'ambulanza, cosa devo fare? Però lì vi vedo, voi ometti che quando avete questi mezzi in mano non è che ci prestate così tanta attenzione. A cosa può succedere in realtà? Quindi Sì, beh, a quello. ma anche coi coltelli. Io Sì. c'ho questa mano È qua che mi è lungo. storiata. Questa mano qua sembra una cartina geografica, da tanto che nel cicatrice. Io devo dire, da quando in taglio non mi sono mai tagliata con il coltello, mai, nemmeno con la punta. Quello che io mi massacro la mano e questa mano può dirlo è la sgorbia. Cioè, ho tutti i segni di V dappertutto. Cioè, ogni volta non riesco. Mi faccio perennemente male con quella maledetta schifosa. Ho bucato i guanti antitaglio. Cioè, non buco così. Mi sono presa qua. Sì, Un anch'io. male. Proprio un male cane che ho pensato, mi sono tagliata i nervi, i muscoli, qualcosa. Ci ho avuto quasi male per un anno. Adesso non mi fa più Oh. tanto male. In questo dito qui, l'indice praticamente della mano sinistra, perché io essendo destro tengo il coltello con la destra, ho poca sensibilità. Io. Toccando ferro tutto bene, però sono piena di V, ce l'ho stampata su tutta la mano. Se No, no, facessero, io sai, quelle analisi come sì. quella delle
quelle lì che fanno CSI, che diventano sì, sì. Verde, no? Vedrebbero tutte V, tutte V dappertutto. Sì, questo è il tagliatore, via. Molte volte perché sei sicuro di quello che fai che pum, ti prendi dentro la mano. Beh, io la sgorbia mi sta un po' qua, però. Ma io mi sono veramente molte volte fatto male da coglione con le sgorbie, ma veramente da coglione, perché io non ti dico che non mi faccio male da coglione, se riesco a bucare addirittura il guanto antitaglio vuol dire che faccio proprio delle cose che non stanno in giro né in terra. Cioè, però io mi sono... cioè, fai in sicurezza e poi ti parte, pum. Quello sì, avevo una sgorbia, solitamente te le vendono in quelle custodie di plastica blu, quelle lì, diciamo, le prime, no, che ti danno appena le compri. E ce l'avevo così, non badando che era nel verso sbagliato, no? Quindi qua c'era il manico e qua c'era la lama. Non so cosa è successo, è scivolata fuori dal manico, io per prenderla, bella fresca di affilatura, anche il meglio. Sì, ma anche qua con uno scalpello, stavo scalpellando un pezzettino di legno, dentro qui. Questo mi sono preoccupato tanto su questa cicatrice qui, che è veramente lunga, perché pensavo di morire dissanguato. Mamma, c'era il laboratorio mia, che sembrava sì, poi quando ti becchi il capillare rimane un po' lì, devo dire che con la sgorbia è tutto perfetto, cioè non esce quasi sangue, senti solo un dolore nell'interno della mano, proprio un dolore sordo, che pensi, oh mio Dio, sono arrivata a toccare l'osso veramente. Però ma no, il punto sangue, bello. È che il sembra un eufemismo, un paradosso quasi, ma la ferita da taglio è quella più bella, tra virgolette, che ti puoi fare, perché sì, si unisce subito. Esatto, non ti va a uccidere le cellule, tra virgolette, della pelle. Sì, è vero. Io ti dico, non, come intagliatrice, insomma, è andata bene, ma come cuoco, no. E un giorno durante il servizio mi sono completamente aperta un dito, adesso lo sono più qua, proprio aperto, e sono ho dovuto finire servizio con guanti su guanti, perché è impossibile durante il servizio che non molli, e poi sono andata all'ospedale tipo 3 ore dopo con un guanto gonfio così di sangue. E la tipa mi dice, ah, ma che bello, lo che sta qua l'hai fatta con un coltello ben affilato. Ho guardato e ho detto, questa è scema, c'è cioè, più mezzo dito. Ma è no, fantastico, ti metto un po' di colla e vai subito a casa. Sì, difatti io me la è sono... una di quelle che veramente non mi ricordo dove la cicatrice, non si vede, è fantastica. Difatti io non sono mai andato all'ospedale. Quando avevo il laboratorio che sembrava la casa di Thomas Hewitt, Non aprite quella porta, quando mi sono sbragato la mano, non sono andato all'ospedale, ho messo un po' di colla e è passato tutto, però... Ah, sì, ma quando mi ha detto ti do un po' di colla, l'ho un po' guardata così, come dire, vabbè, Sì. ok, però No, cazzo, funziona più che anche. altro il fatto che c'era sangue veramente dappertutto, perché è stato l'Aius, che è un legno bastardo, quello lì veramente è il legno che si utilizza per fare il modellismo. Sì, perché è bello, è leggero, è morbido, però. E cazzo, ma è anche vuoto dentro. Stavo praticamente Quello. intagliando così, no? Quindi stavo facendo una pressione dall'alto verso il basso in una sorta di V, quindi così. Si vede che questa parte qui del legno era vuota, tra virgolette, cosa fa? Ma era un legno spesso più o meno 7-8 centimetri, quindi Si è aperto. è partito, si è aperto e mi sono aperto la mano. Regolare, sì. È un legnaccio, è veramente un legnaccio. Poco consistente, sì. Sì, poco consistente. Brutto da utilizzare a fare degli intagli, però è molto morbido. È brutto perché si sgrana tutto. Quindi tu quando passi Difficile.
Sì, è quando passi con una sgorbia fai fatica, cioè fai fatica, lo fai, ma è come se l'avesse rosicchiato un castoro. Se poi ci lavori con la carta vetro. Sì, no, ti viene dietro, pastoso, non so neanche come spiegarlo. Sì. Sì. L'ho provato una volta perché c'era un ragazzo che annoveriamo tra i tanti morti intagliatori nel tempo, anche lui ha mollato e intagliava solo aius perché ce l'aveva vicino a casa, lui era del sud e anche lui mi diceva tutte le volte, dice io faccio il meglio che posso, faceva dei lavori veramente belli, però anche lui diceva una vita d'inferno, veramente una vita d'inferno, però da loro tiglio. Beh, guarda che anche qui dalle mie parti si fa fatica a trovare il tiglio. Adesso ho dei ultimamente si fa fatica anche qua da noi, quando noi abbiamo grandissimi viali alberati di tiglio, tantissimi. Quindi se tu vai e prendi i tizi quando stanno facendo le potature, te li regalano. Il problema è che adesso ne fanno chip per fare poi i pellets e si portano via tutto e non li riesci più a trovare. Poi pian piano li stanno togliendo dai bordi delle strade, questi poveri alberi. Quindi anche da noi comincia ad essere un albero che se non te lo pianti tu sì. È difficile da trovare. Sì, beh, io adesso ho dei tronchi giù in laboratorio, dei tronchi di pioppo, robinia. Pioppo. Quelli, lo fai con la motosega quello e ma basta. Non lo so neanche se perderci quel tempo lì veramente. Io il pioppo ci ho intagliato parecchia roba, ma lo odio, devo averlo scritto anche in qualche articolo, forse l'articolo che parlava dei legni, di tutti i tipi di legno, cioè pensa che è il mio albero, ho scoperto dall'oroscopo degli alberi che è il mio albero, o se c'è un albero che mi sta sui coglioni è il pioppo. Tu subito me lo sono preso. È veramente sì, terribile. però comunque capisci che quando hai. Brutto. Ho fatto, non so se si vede, là in fondo, la zucca che ho intagliato, che ho scolpito con la motosega è di cedro del Libano. Minchia. Ha un colore. Alto locato questo. Ha un colore. Era rossiccio, poi ho passato come finitura dell'olio rosso, diventato ancora più acceso, e poi alla fine l'ho scurita tutta con la cera anticante ed è uscita al bacio. Quando si possono usare dei bei legni non è male, però arrivarci a mettere le mani sopra è dura perché si trova poco in giro. O O veramente diventi. hai un amico in segheria o se no. O diventi un imprenditore agricolo. Però ci sono tanti legni che non riesci a farli qua. Ad esempio, che ne so, uno bello come l'ulivo, io devo sempre pregare gente che conosco di giù in Riviera. Perché qua un ulivo non l'avremo mai, cioè, se c'è qualcuno che ci prova, ma vengono al massimo larghi così, cioè. Un Qua. ulivo di nuovo bello, io sono giù di sotto, sono riuscita a trovarne un blocco, che sarà un bel pezzo, che è vecchissimo, ma veramente vecchissimo, non lo riesco a tagliare nemmeno con la sega. Provato a tagliarne un bordino perché ho detto ma provo a cominciare a dargli un minimo di senso, la sega a nastro non ce la fa, insopportabile. Ma la stessa cosa dell'alloro, non riesco a capire come mai la motosega elettrica non è riuscita a tagliare l'alloro. È compatto, Cazzo, ma sì, è però compatto, è un albero pesante anche quello. si è asciugato troppo la svelta, difatti il totem che ho fuori in giardino c'ha praticamente una crepa qua. Ed è anche bello da vedere perché sembra che abbia una cicatrice, però Non era voluta. no, assolutamente. Ho visto anche una donna intagliata nel ciliegio che ha una crepa qui. Ciliegio di nuovo, bello, bellissimo, bellissimo colore, però pesante anche lui. Sì, beh, poi.
si potrebbe anche intagliare a coltello, intendo anche l'abete, volendo, cioè degli stocchetti del... Dimmelo a me, io ho iniziato intagliando il Douglas con un taglierino da carta. No. Non è stato bello, non è stato facile, ci si può riuscire, però che cosa mi abbia fatto continuare da lì me lo chiedo ancora adesso, cioè se non fosse veramente che quando poi ti trovi il babacetto nelle mani e dici boh cavolo, però è venuto, non lo so tu col taglierino, io pensavo che le sgorbie quelle piccole fossero dei coltelli, quindi sì. No, io mi ricordo ancora il momento, avevo sul tavolo un pezzo della risulta della casa, che forse si vede il trave qua, sì. Ed era un pezzo di Douglas che mentre che mettevano su me l'ha lasciato, era un quadrotto, e ho detto guarda lì, ce l'ho già bello che fatto, cosa vado a tagliare, a cercare, tanto per provare, e ho cercato in casa qualsiasi cosa che avevo per poter provare a intagliarlo. Avevo un taglierino da carta e l'ho intagliato con quello, cosa che se ci penso adesso dico come ha fatto a non saltarmi la lama in faccia, come ho fatto a non farmi male, cioè tutte cose che veramente... Che la lama è molto sottile. Dove vai? Dove vai? È una meraviglia che la lama sia sottile, ma è anche facilissima da spaccare. No, io veramente cioè... Fate tutte le volte, punto a tutti, mi raccomando, non fate le cavolate che sono state fatte, però sì, io capisco anche che quando è il momento vai e non te ne frega niente. Cioè. Poi io faccio anche tanti video sulla ho fatto video sulla sicurezza, così, ma sono io il primo coglione ad avere le dita massacrate. Però veramente, se ancora non ci facessi caso, dici toh. Però cavolo, ti fai male con i guanti, ti fai male con la protezione. Purtroppo non abbiamo scelto un hobby come la maglia, via, di sicuro. Io come altro hobby suono anche la batteria, però diciamo che... Beh, lì puoi farti male se vuoi. Una volta nell'alzare la bacchetta, nel dare un colpo... Non so, probabilmente ero sovrappensiero, ho preso la bacchetta sul naso e lì mi sono fatto molto male. Bello, bello. Hai sì. Una carriera. Sì, sì, sì. Come quelli che fanno la girano nelle mani. No, quello sono capace anch'io di girarla nelle mani, però non mi faccio male. Ma allora devi farci un video, è così. Adesso lo vogliamo vedere. Vediamo se... Il prossimo video ti fai l'intro di batteria. Ehi. Figo, vedi che te l'avevo detto che sei un personaggio. Mi piacerebbe fare anche quello, però non ci arrivo a fare questo, fare solo questo. Vabbè, buttalo via. Tac, guarda che ormai ci siamo qua, abbiamo fatto un video lunghissimo. Figa, a bestia. Due ore. No, magari due ore no, però... Dai, togliamo mezz'ora di smadonnamenti. Di smadonnamenti, perché come avrete capito questo è una prova generale. Abbiamo fatto la prova generale e abbiamo visto che come ci troviamo. Ci troviamo bene? Sì, io mi sono trovato bene. Dai, bene, perché alla fine... Solo l'altro noi ci divertiamo, noi non facciamo niente di diverso da quello che facevamo normalmente, praticamente. Solo davanti a telecamera. Sì, davanti alla camera, è vero, questo non è un aspetto da poco. E vabbè, dai, la prossima volta promettiamo che saremo più buoni e li facciamo un po' più corti. Sì, sì, sì. Vediamo, sì. Magari, non so, se qualcuno, Anima Pia, ci segue, ci commenta, ci dice qualcosa che vogliono un argomento, magari ci cerchiamo di limitare su quello senza andare a parlare di... dialetti, capre e cavoli. Esatto, e cagne. Proviamo così. E boh, a sentimento, quando uscirà il secondo pezzo lo facciamo a sentimento, come al solito. Esatto. Quando ci viene, quando riusciamo a incastrarci. Vabbè, quello sì, esatto, sì, sì, quello sì, perché è difficile, soprattutto con le tempistiche di oggi, riuscire a incastrare... Incastrare tutto non è male. Quindi, io per me
a posto così, buona serata a tutti. Ciao a tutti. Tu cosa dici? Facciamo la tua conclusione. La mia conclusione, la mia conclusione è quella solita dei video. Ciao a tutti, ci vediamo nel prossimo ciao video. Ciao a tutti. Ciao a tutti, chiudo. Ciao a tutti e chiudi, e allora facciamo così, adottiamo il tuo metodo, dai. Ci sentiamo presto, buona serata, Taki. Sì. Ciao a tutti, ciao.